assoluta del Dr. Carla Fuera. La ganadora assoluta es la número 62, una pera grande. Venga, Alejo. Corto, pero con la proporción correcta, muy buena línea superior e inferior, correcta en la angulación. Pisa correcto de frente atrás, se mantenía por toda la exposición con la cruz alta, constante y siempre bien presentada, sia al passo che al trotto rapido. Felicitazioni, Sigherina, del 2019 di terzo. Todo muy bueno. Secondo lugar, la numero 65, una perra di tamaño corretto, con muy buena cabeza e expresión. Non sta nella migliore condizione di pelaje, la cruce è un poco plana, la gruppa è un poco caída, l'ombro tiene che essere un poco más inclinato, il fronte potrebbe essere un poco más corretto. Se muove bien, però in comparazione con la primera non mantiene la cruce rilevata e è un poco disarmonica. Felicitazioni. Tercer lugar, la numero 68, también una perra de tamaño correcto, muy bien pigmentada, con buena cabeza, buena la línea superior, también la cruz puede ser un poco más alta. Buena sobre la angulación, se mueve bastante bien, pero en alguna fase del camino faltaba un poco sulla anterior. La seconda è la quarta, una bella grande, robusta, con buona cabeza, la cruce un poco plana, la gruppa un poco corta caída, l'omero è molto dritto, molesta un poco la linea inferiore che è un poco retrasata, buona l'angolazione transera, si muove bene, però l'alcance delantero tiene che essere più ampio e molesta un poco la condizione della linea inferiore. La 71 è una pera grande, con molto buona costruzione, non sta nella migliore condizione di pelaje, quindi si mostra mal nello profilo, però la pera tiene una buona, molto buona proporzione, molto buona linea superiore, corretta sull'angolazione, la cabeza può essere un po' più forte, lo parietale più largo, è molto corretta, si muove bene. Felicitazioni. Seconda una perra mediana, con buon tipo, buona cabeza, la cruce plana, la gruppa è corta e caída, la scapola sta messa in posizione orizzontale. Liberale un pochino il cuello e verás che ya se comporta mejor para posar. Le mani quando cammina il cuello tiene che ir con la linea superiore parallela. Buona sono l'angolazione e abbastanza corretta. O sea, una vez la tengas cuadrada. La 63 è una pera grande, di medianamente robusta, con buona cabeza, tuttavia la linea nasale tiene che essere più retta, un po' mantenina, molto buona la linea superiore, la gruppa è corta, l'omero è molto dritto, buona l'angolazione transera, si muove bene, però tiene che avere più spirito del ring, più empuje transero. La 70 è una perra mediana, è in pessime condizioni di forma, il pelaje non sta bene, tiene che essere un po' più corto, un po' più robusta, fatta un po' di muscolatura. L'anatomia e il congiunto generale è buono, però la condizione non è buona. Felicitazioni.